Buongiorno amici dalla redazione del Centro Meteo Italiano. Ci siamo lasciati ad inizio settimana dicendo dell'ondata di caldo che nello scorso weekend aveva fatto lievitare le temperature su tutto il paese fino a raggiungere valori tipicamente primaverili non solo sulle località di mare del sud Italia, ma anche in alcune località del centro e del nord Italia. Successivamente, secondo i nostri modelli di calcolo, si intravedeva un graduale peggioramento con il cedimento dell'anticiclone nordafricano e l'inserimento di un flusso più instabile che durante questi ultimi giorni ha portato molte nubi e qualche pioggia qua e là. Tuttavia il grosso deve ancora arrivare e lo farà nel weekend ad iniziare dalle regioni settentrionali. Attendiamoci quindi un fine settimana all'insegna del maltempo, con le piogge anche di forte intensità, temporali, mareggiate e nevicate che potranno scendere di quota fino al fondovalle sulle zone prealpine. La carta sinottica riferita alla giornata di sabato ci indica infatti un profondo minimo di bassa pressione sul Mediterraneo, che richiama correnti meridionali molto umide sui settori tirrenici del centro-nord, fino ad impattare sulla catena alpina. Attenzione poi alla giornata di domenica, quando un secondo minimo in risalita dal Nord Africa andrà ad alimentare la fase di maltempo apportando nuovi fenomeni anche di forte intensità su tutte le regioni, e nella giornata di lunedì dovremo fare conti poi con il minimo che si sarà stabilizzato sul Mar Tirreno, caricandosi di ulteriore umidità. L'Italia è interessata quindi da una fase di intenso e prolungato maltempo con effetti al suolo anche piuttosto pericolosi. Quindi vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti del tempo a cura del Centro Meteo Italiano.